Per i cugini di campagna, come dicevo, tre domande. Come pensi che l'autonomia alimentare, la sovranità alimentare, la sovranità energetica, chiamiamola autonomia, chiamiamola sovranità come vogliamo, possano in qualche modo ridurre nel contesto internazionale le guerre e le disuguaglianze? Vedi, questo qua era il tema che io ho proposto all'Expo, quando la RAI, quando mi hanno chiesto di fare la TV dell'Expo. E naturalmente ho detto sì, mi interessa, lo faccio se riusciamo in qualche modo a trattare anche l'imperialismo dei multinazionali. Mi è stato risposto buongiorno e buonasera, il discorso è finito. Quindi è talmente vero che la mia prova, quando si è detto appunto di come ci vuole essere coerenti, è che mi hanno offerto questo lavoro che era ben retribuito, siccome ho risposto in questo modo, mi è stato cancellato e scassato, quindi la riprova di come avevo ragione, eccetera. Sì, è fondamentale, e anzi, da questo lato, cioè proprio è sulla l'Expo è il monumento proprio del pensiero unico, e la cosa veramente è che nessuno ha tenuto, non è uscita ancora una cosa, un testo critico su questa cosa. È proprio, una volta, pensa a una cosa molto interessante, era il monumento all'invenzione, era il futuro, era una cosa, siccome il futuro diventa in qualche modo una pattumiera di scorie, di ive, allora ho dovuto fare questa celebrazione attraverso l'Expo. Cioè veramente sono inorridito, veramente. E questa qua mi ha fatto riflettere su questa cosa. L'Expo proprio è un'operazione, la massima di propaganda, cioè del pensiero unico, è la più clamorosa. Grazie.